Buongiorno e bentrovati da Scandal. Quest'oggi facciamo insieme l'evento Guardian Angel che ho registrato un po' di tempo fa, poi non ho messo mai online sul canale perché volevo approfittare di questo spazio per poter rispondere ad alcune domande a proposito di tutti i commenti che mi lasciate, di cui io davvero vi ringrazio. Sia per i commenti negativi che i commenti positivi. Per quanto riguarda intanto Guardian Angel, diciamo che è uno degli eventi che mi sono piaciuti di più. Questa è ovviamente una partita registrata un po' di tempo fa, che ho fatto con quattro compagni di volo della mia squadriglia, in cui incredibilmente e paradossalmente c'erano praticamente quasi tutti i B-17. B-17G è un aereo che ho già recensito, un bombardiere pesante che ho già recensito tempo fa e quindi non credo di poter aggiungerci altro, anche se la 137 li ha un po' prima nerfato, poi buffato il modello di volo. È rimasto davvero un aereo molto interessante, anche se la versione G aumenta la torre di testa, diciamo quella di Prora, di un'unità da 12 e 7, però diminuisce nei carichi da 1000 libbre un paio di bombe e questo è un aspetto che sinceramente non è molto chiaro, perlomeno a me non è molto chiaro. Quindi diciamo andiamo un po' a ritroso, andiamo a cercare un po' di domande interessanti a cui dare risposta. Un incredibilmente ampio numero di domande riguardava la Closed Beta. Allora, cerco di essere più chiaro e quanto più conciso possibile. La Closed Beta è e rimane una fase di test delle Ground Forces di War Thunder. È e rimane una fase di test significa che quando voi mi chiedete quando esce l'Open Beta dei carri, cioè quando i carri verranno introdotti nel gioco normale, io non potrò che rispondervi non lo so. Non lo so perché è vero, non lo so proprio. Non lo so perché penso che ci saranno annunci enormi appena Gaijin avrà chiaro che cosa introdurre e quando introdurlo. Rimane comunque il fatto che per accedere al closed beta test dei carri, i modi sono due, sostanzialmente. Uno è quello di essere scelti direttamente dai Gaijin, avendo partecipato e avendo compiuto la maggior parte delle task che erano state fatte a novembre, nei weekend di novembre, giustamente. Più alto è il numero delle task che voi avete completato, più ci sarà la probabilità di essere selezionati. Oppure c'è la possibilità di comprare uno starter pack dei carri e quello starter pack vi darà la possibilità di essere scelti nella prossima ondata di utenti selezionati, diciamo. Però molti di voi, cosa succede? Mi dicono: ma Scandal, io vorrei sapere se ne vale la pena, cioè se quei 50 euro o 65 mi pare o 100 euro comunque ad ogni modo valgono la spesa per entrare dentro al closed beta test. Oh, la mia risposta è assolutamente no, non comprate gli starter pack per accedere al closed beta test, sarebbe una grandissima cazzata secondo me, anche se diciamo sostanzialmente voi sbavate perché magari l'avete visto in giro, però sono così poche le ore che si riescono a dedicare a questo closed beta test, perché considerate, attualmente ce ne stanno, c'è martedì pomeriggio, il giovedì pomeriggio e il sabato pomeriggio, sostanzialmente. Non c'è altro orario, diciamo, a cui accedervi. E quindi una persona che magari lavora durante la settimana ha possibilità di giocarci solo il sabato pomeriggio. Uno studente che magari ha, non so, uno o due allenamenti, non so, fa attività fisica, insomma. Cioè, giocare 4/8, massimo 12 ore a settimana, per me non ne vale la pena, soprattutto per quello che è l'attuale stato dei carri, che è incompleto, ci sono tantissimi bug, cioè alla fine voi giocate per nulla, perché sostanzialmente non vi dà nemmeno l'idea del prodotto finale, quindi io direi, dovete farlo per la closed beta? No, non lo fate, non compratelo. Prendetelo se voi avete intenzione di comprare uno starter pack, cioè uno di quei pack a cui voi potete associare magari un carro premium, una skin premium, queste cose qua. Ecco. Quindi direi che sostanzialmente diciamo, tutti i commenti, ecco, che sono arrivati sui carri, sulla closed beta test, diciamo che l'abbiamo esaurito qui. Poi ho letto un po' di commenti per quanto riguarda i giocatori che chiaramente adesso sono a volare, sono nuovi e quindi hanno necessità di risposte pronte, tra virgolette.
io ho fatto, e mi rivolgo soprattutto a loro, un po' di tutorial all'inizio, però poi il gioco è cambiato talmente tanto che io sinceramente non so dirvi neanche nella percentuale di correttezza o no di questi tutorial, diciamo di quanto sono rimasti attuali o no. Ecco, allo stato attuale non ho tantissimo tempo per riuscire a fare un tutorial. Considerate che un tutorial per essere fatto al livello a cui li facevo io, che non è neanche tanto alto, può aiutare, però non è un tutorial strutturato con cinematiche, robe così. Comunque, cerca di essere un tutorial quanto più esaustivo possibile. Ti prende tra le 8 e le 12 ore per la lavorazione. Quindi un tutorial mi prendeva quasi una settimana di tempo libero di lavoro. E allo stato attuale non ce l'ho proprio. Infatti sto facendo ultimamente quasi esclusivamente gameplay. Quindi quei tutorial sono abbastanza attuali, diciamo, vanno presi un po' con le pinze, perché considerate che comunque molte delle verità dette all'interno di quei tutorial sono ancora attuali, però chiaramente sono cambiate così tante cose che sinceramente non vi posso neanche dire al minuto 4 avevo ragione, al minuto 4 e 2 secondi avevo torto, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, quando uno mi chiede ma con che nazione mi conviene iniziare? Allora, beh, dipende moltissimo da come vogliamo andare a volare alla fine, che modalità vogliamo, come ci piace giocare. Insomma, è una domanda che sinceramente andrebbe posta a voi stessi, perché secondo me, nella maggior parte dei casi, si dovrà innanzitutto valutare qual è la nostra propensione. Mi piacciono i bombardieri, mi piacciono gli attacker, mi piacciono i bombardieri da picchiata, voglio essere un cacciatore d'alta quota, mi piace fare boom and zoom perché ho visto i video di boom and zoom e mi piace da matti, oppure ho una netta predisposizione, diciamo, adoro fare turn fighter, quindi voglio lo Spitfire, voglio lo Zero. Oppure addirittura vedere, ad esempio, se vogliamo arcade, realistica, simulativa, cioè ci sono tantissimi dettagli da analizzare per un consiglio di quel tipo lì. E nella maggior parte dei casi io vi posso dire, nell'arcade per me conviene iniziare con i russi. Poi si svilupperà, ad esempio, con gli americani. Io iniziai con gli americani, mi trovai davvero male all'inizio, però poi più vai su, più hai la possibilità di sperimentare quello che sono i 37 americani sugli Aera Cobra, King Cobra, quindi sono veramente aerei eccezionali. Però i russi in sé hanno le componenti Energy, hanno i cannoni da 20 mm Shvac, hanno ad esempio l'IL-2, il mostro sacro delle arcade ai primi livelli. Oppure, ad esempio, il fenomenale I-153, gli Ishak, tantissimi altri, tipo la 5, cioè, sono veramente un sacco di aerei buoni per l'arcade. Se invece voi mi dite realistica, allora io vi posso dire, guarda, il discorso adesso è un po' confuso, cioè con il nerf che hanno fatto i tedeschi, io vi avrei sicuramente suggerito i tedeschi, che hanno un arsenale estremamente ampio e vario, boom and zoomer d'eccezione, energy fighter d'eccezione, veramente una propensione all'eccellenza proprio dei tedeschi, mentre adesso è molto più confuso proprio per il discorso del engine overheat che adesso ci tedia quando utilizziamo i tedeschi. Chiaramente la scelta lì diventa difficile nella misura in cui gli americani sono diventati ottimi, anche boom and zoom, i giapponesi sono assolutamente ipermanovrabili, gli inglesi sono diventati veramente forti, i russi hanno questo strapotere dei cannoni e comunque hanno degli aerei che hanno un'energia mostruosa, e i tedeschi se la cavicchiano abbastanza bene ancora nonostante siano zoppi, perché gli fanno fare i 100 metri con una gamba sola, e questo non è assolutamente giusto. Cioè io dal mio punto di vista aborro questo tipo di scelta, però comunque sta di fatto che stiamo giocando a questo gioco e adesso nella 1.37 siamo messi. Quindi io direi anche lì i russi sono molto forti, però quello che vi consiglierei in assoluto è americani o giapponesi, perché l'una è una nazione, diciamo che poi il teatro del Pacifico è comunque sempre il migliore, secondo me. Dicevo, l'una è una nazione piena di boom and zoomer, gli americani, l'altra è una nazione piena di aerei estremamente manovrabili, anche se con velocità critiche chiaramente meno elevate, però comunque estremamente performanti, che sono i giapponesi. Giapponesi che poi si scontrano con gli americani in scenari favolosi, perché Guadalcanal, Nuova Guinea ad esempio contro gli inglesi, Peleliu, sono tutti schemi straordinari, mi piacciono un sacco veramente, pieni di componenti strategiche interessantissime. Poi non dimentichiamo che i giapponesi possono andare anche contro i russi a Zhengzhou, e gli americani possono comunque partecipare a battaglie come quella di Bulge, ad esempio, e tantissime altre contro i tedeschi. Quindi diciamo che il mio consiglio è quello di portare sempre su tutte le nazioni insieme.
perché solo conoscendo il vostro avversario avrete la possibilità di fare una buona partita. Se voi non conoscete l'aereo avversario e conoscete il vostro, potete rendere al 50%. Se voi non conoscete né il vostro né quello dell'avversario, renderete un cazzo di niente. Se invece conoscete entrambi, riuscite a dare il massimo, sapere quali sono i suoi punti deboli e sfruttarli. Chiaro che, vabbè, qua adesso si dovrebbe aprire concettualmente tutto un discorso sugli attacchi e le difese tra Boom and Zoomer, Turn Fighter, Energy Fighter, che però, diciamo, se avete voglia me lo scrivete, io cerco di essere esaustivo nel prossimo video che faccio, eventualmente mi ritaglio anche alcune giocate di come si fa a difendersi, però diciamo che sostanzialmente adesso eviterei. Poi un'altra domanda può essere quella in cui voi mi chiedete per il discorso dei confronti tra i giochi e, diciamo, sostanzialmente quello che è la recensione dei vari videogiochi oltre War Thunder. Ecco, diciamo che io ho sempre notato, anche se lo faccio e lo faccio purtroppo a malincuore, proprio perché capisco che ogni volta che tu vai a prendere un videogame che magari è nel cuore di una persona, vederselo un po' sfatato per un confronto contro un altro videogioco che magari lui ha sempre odiato è sempre un qualche cosa di negativo. E infatti anche quel video in cui avevo fatto in passato, diciamo quello dove c'è scritto aspettando i carri, sostanzialmente ci sono state molte polemiche per il fatto che c'erano alcuni che chiaramente amavano World of Tank a discapito di War Thunder. Io adesso gioco entrambi, da quel periodo là ho continuato a portare un po' su anche i carri, quindi adesso ho alcuni carri molto vicini al 7, quindi siamo nella situazione in cui sì, io posso farvi dei confronti. Adesso non mi metto nella condizione di potervi dire questo è meglio, questo è peggio, perché chiaramente anche se uno conosce abbastanza bene, io penso ritengo di conoscere abbastanza bene War Thunder, poi fa la figura del grosso idiota quando va a inserirsi in un videogioco che è stato giocato per anni e anni e anni da altre persone. Quindi la figura dell'idiota chiaramente non ce la voglio fare. Io vi dico, io posso nella migliore delle ipotesi darvi quello che sono le mie opinioni, però poi vedo che, diciamo, i toni dei commenti sono molto accesi, quindi chiaro che posso capire, anche se effettivamente cercare la schermaglia verbale non è una delle cose che intendo fare nei commenti, e non lo farò mai, perché sostanzialmente io penso che la gente sia libera di commentare quello che vuole e gli lascio tutte le libertà del mondo. Però, diciamo, cerchiamo di non essere offensivi, cerchiamo di capire che quando qualcuno richiede a me un confronto tra due videogame, io quello che posso fare è giocarlo e, dalla mia esperienza di simulatori e anche di giochi arcade, dare quello che è la mia impressione, non di più. E penso che ognuno di voi alla fine sostanzialmente farebbe la stessa cosa. Con questo non vuole andare a sputtanare determinati giochi oppure a elogiare giochi che magari non meritano, anche perché poi vedete, nella maggior parte dei miei casi io ho un canale che è dedicato a War Thunder, ma però comunque diciamo, mi ripeto, nella maggior parte dei casi non è che gli faccio una gran pubblicità. Quando c'è da dire che sono state delle cazzate state fatte, io dico sono state fatte delle cazzate. Vedo alcuni canali, ad esempio molto importanti, internazionali, che anche quando tutto sta andando a rotolo dicono ma è stupendo il riflesso che fa il lampadario della cabina 142 contro il vetro. C'entra un cazzo, il Titanic sta andando a fondo e tu stai attirando l'attenzione su dei dettagli che sono assolutamente superflui. Quindi anche per questa volta è tutto, io vi ringrazio davvero dell'attenzione e del numero sempre crescente di iscritti che ha questo canale, che mi fa davvero piacere, soprattutto perché pensavo che gli argomenti noiosissimi che riguardano le realistiche, che comunque hanno necessità di spiegazioni su spiegazioni, ogni aereo ha la sua meccanica, quindi pensavo fosse un argomento che interessasse davvero a pochi. In realtà ho scoperto che c'è tanta gente molto interessata e che lo guarda con estremo piacere. Insomma, al di là del commentary o della voce o delle cazzate che dico durante i video, credo che sia comunque l'argomento in sé a tenere davvero alta la tensione e comunque a fare un numero di iscritti sempre crescente, che davvero cerco nella maggior parte dei casi di soddisfare con dei video che reputo, spero, che siano all'altezza delle vostre aspettative. Quindi io vi ringrazio dei commenti, anche quelli negativi, mi dispiace un po' per quelli maleducati, ma non so cosa fare, nessuno va a insegnare a casa altrui l'educazione, quindi li lascio lì anche quelli, e vi ringrazio davvero dell'attenzione. Mi ripeto, guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo, e ci vediamo alla prossima. Ciao!